questo evento era, un evento contro la violenza, e questo ha dimostrato veramente l'ipocrisia di questi movimenti transfemministi. Cioè, in un evento contro la violenza hanno perpetrato una violenza assurda contro una ollus che si occupa di tutelare la vita, la famiglia e la libertà educativa, e soprattutto le associazioni che hanno fatto questa violenza nei confronti della nostra sede, rompendo i vetri, buttando un ordigno incendiario e tutto quanto, sono le stesse ollus che vorrebbero entrare nelle scuole dei nostri figli a insegnare che cos'è il rispetto. Ecco, questo è veramente assurdo. Iaco, lascio la parola alle forze dell'ordine oppure... Allora, noi l'abbiamo trovato ieri mattina quando siamo venuti a riaprire la sede, perché la sede era chiusa. Noi siamo rientrati la mattina dopo perché non ci sembrava il caso di entrare direttamente la sera stessa. Abbiamo trovato il vetro rotto, l'ordigno vicino al vetro. Abbiamo chiamato la polizia, hanno chiamato gli artificieri, la scientifica, e hanno disinnescato l'ordigno, l'hanno, diciamo, sequestrato loro. Spiega. Questi sono dei pericolosissimi passeggini che noi regaliamo alle mamme che sono in condizioni indigenti, che non hanno soldi per arrivare a fine mese, ma che decidono lo stesso di portare a termine una gravidanza, donne che decidono di non abortire e che hanno bisogno di aiuti, soprattutto economici. È un progetto che ogni 4 mesi regaliamo una decina, quindicina di questi kit nuovi. E questi sono presenti nella nostra sede, quindi questi sono i pericolosi oggetti che dovevano essere messi a fuoco dai manifestanti sabato durante la manifestazione. Vi rendete conto della follia dell'atto che stavano per compiere?